Ciao, io sono El Gazi e benvenuto al canale di El Gazi. In questo video parliamo di Adobe e NFT. Infatti Adobe sta nuovamente dando il supporto agli NFT. Questa volta sta investendo sulle piattaforme blockchain Polygon e Solana. Bene, manda la sigla e vediamo più nel dettaglio perché Adobe sta investendo effettivamente sugli NFT. Adobe avanza nel mondo NFT e ora Behance supporta le piattaforme blockchain, Polygon e Solana. All'interno di Photoshop sembra che c'era già un sistema antifrode appunto per gli NFT e all'epoca si era fatta menzione di includere alcune piattaforme come Flow, Tezos e appunto Polygon e Solana. Infatti Adobe parla di questi due sistemi di Polygon e Solana appunto perché rappresentano anche una generazione nuova per gli NFT che sono più rispettosi nel rispetto dell'ambiente. Infatti una transazione su Solana sembra che costi meno di due ricerche su Google, ad esempio. Polygon invece è una piattaforma che si basa su Ethereum, su una piattaforma blockchain Ethereum, quindi ha effettivamente anche essa un costo inferiore per le singole transazioni. E questo chiaramente evita i costi troppo elevati dell'autenticazione degli NFT nelle transazioni che sono i gas fee. Solana invece è una base completamente diversa, una piattaforma completamente diversa e è concorrente di Ethereum e quindi ha anche Solana ha la sua criptovaluta che si chiama Sol. Quindi per gli artisti che cosa cambia? Il workflow per gli NFT creator diventa più o meno questo. Gli NFT vengono effettivamente autenticati tramite Polygon e Solana all'interno del mercato OpenSea. Vengono mostrati automaticamente all'interno del profilo Behance con il link d'acquisto che rimanda a OpenSea. Ed effettivamente sembra interessante, quindi Adobe investe sugli NFT, sulle diverse piattaforme, perché oramai sta diventando meno costoso caricare e autenticare i propri NFT. Molto interessante e sarebbe da vedere nel futuro poi effettivamente se si riesce a ridurre ancora di più questo costo per l'ambiente di tutti questi NFT, di tutte queste piattaforme che continuano a caricare NFT. Ora effettivamente che cosa cambia? Cambia il fatto che se prima volevi diventare un NFT creator pagavi un poco di più per caricare e autenticare le tue opere, ora con Polygon e Solana diventa meno costoso caricare sulle piattaforme e autenticare la propria arte. Quindi pensi che questa sia un'opportunità per partire e effettivamente creare il tuo NFT? Sì, no? Fammi sapere nei commenti, fammi sapere se la cosa è interessante per te. Io ti ringrazio per il like, ti ringrazio per esserti iscritto, noi ci vediamo al prossimo video e nella prossima puntata del podcast ogni giovedì alle 19.